Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, benvenuti nella recensione di Redmi Note 8 Pro. Partiamo a bomba perché non ho la confezione da mostrarvi, non mi è stata data da Xiaomi e quindi andiamo subito a vedere lo smartphone. Vi devo dire che a un primo acchito all'inizio ho trovato il design un po' anonimo, un po' simile agli altri, insomma niente di veramente diverso, e poi usandolo invece mi sono ricreduto. Il vetro posteriore, il profilo che sembra metallo ma è plastica, lo smartphone devo dire ha dei bei riflessi, questo lucido dietro non totalmente specchiato ma comunque che riflette molto, mi è piaciuto e non si sporca neanche troppo facilmente. Ovviamente adesso era completamente pulito perché l'avevo pulito, ma guardate appunto se passo la mano così praticamente lo smartphone è quasi ancora pulito. E comunque si pulisce con estrema semplicità. Tasto di accensione, bilanciere del volume, porta infrarossi, jack audio, scusate, secondo microfono. Abbiamo poi lo slot per la doppia nano SIM, per la nano SIM più micro SD. E sotto, attenzione, a completare il tutto abbiamo microfono, speaker, porta USB-C e anche il jack audio da 3,5. Quindi, come poi capirete, è uno smartphone che non vuole rinunciare, se vogliamo fare una battuta, alle cose importanti della vita. Dimensioni 161,4, 76,4, 8,8 mm, un peso di 199 grammi, non è sottilissimo, non è leggerissimo, ma poi vedremo che la batteria ci spiegherà da sola questo dato. Però si riesce a utilizzare abbastanza bene in mano se considerate comunque che lo smartphone è assolutamente grande. È uno smartphone veramente importante dal punto di vista delle dimensioni, non un super phablet gigante da 7 pollici, ma è comunque molto grande. Dal punto di vista dell'ergonomia, però, appunto, dicevo, non è male e comunque anche la sensazione di qualità è abbastanza buona. Lo metto qui da parte, vi racconto le sue specifiche. Abbiamo un processore MediaTek MTK Helio G90T da 12 nanometri, octa-core da 2,05 GHz con GPU Mali G76MC4, 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna UFS 2,1 più lo slot SD, rinunciando alla seconda nano SIM, LTE fino a 600 megabit per secondo, Wi-Fi AC doppia banda, Bluetooth 5.0, c'è l'NFC, c'è il lettore di impronte digitali classico sul retro, ve lo farò vedere, e c'è l'infrarosso perché l'avete visto, c'è il jack audio perché l'avete visto, ma c'è anche la radio FM. Il lettore di impronte digitali è posizionato qui in questo modulo, quindi tre fotocamere a filo, una, scusate, non a filo ma in fila, perché a filo con la scocca c'è solo la quarta fotocamera qui, e il lettore di impronte digitali qua sopra. Questo blocchetto è abbastanza sporgente. Sul tavolo un pochino traballa se lo toccate in alto, se lo toccate più in basso il problema non esiste. Il fatto che sia però così sporgente aiuta molto a riconoscere il lettore di impronte digitali, perché si sente molto il gradino e ci si abitua tantissimo a 1, 2, 3, zac, 1, 2, 3 e zac, e si sblocca istantaneamente. Aiuta moltissimo a trovare subito la posizione corretta del lettore di impronte, e la nostra memoria si abituerà rapidamente a ritrovarlo esattamente in quel punto. Vi ho parlato dell'hardware e ok, qualcuno avrà storto il naso, avrete già scritto i primi commenti: ah, ho chiuso quando ho sentito MediaTek, ah. Vabbè, capisco che magari potrebbe non essere la vostra prima scelta, ma è uno smartphone che forse su certe cose, tipo sul processore, ha risparmiato qualcosina, ha scelto il MediaTek, ma considerate che le memorie sono UFS 2.1, la memoria è tanta, è espandibile, il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.0, c'è l'NFC, c'è il jack audio, c'è la porta infrarossi, c'è la radio FM, c'è il lettore di impronte digitali, tutte queste cose insieme in uno smartphone di questa fascia solitamente non si riescono a trovare facilmente, quindi bene, assolutamente bene da questo punto di vista. È uno smartphone comunque che appunto dal punto di vista hardware non vuole essere considerato un base gamma, ma piuttosto una sorta di medio gamma. Il motorino della vibrazione è ok, non è perfetto. È un po' lungo, un po' vibrante, non è esattamente proprio la mia prima scelta da questo punto di vista. Scusate, ma ho queste antipaticissime notifiche. Quindi, in sostanza, un hardware comunque interessante. Il display è un 6,53 pollici di diagonale IPS Full HD Plus, con un noccettino che in questo caso voi non riuscite a vedere perché lo sfondo, essendo nero, nasconde perfettamente tutto ciò. Facciamo una cosa, andiamo negli sfondi e mettiamone uno chiaro, quindi mettiamo per esempio questo che ci aiuterà sicuramente a capire meglio dov'è il notch. Eccolo lassù, lo vedete?
Eccolo là, lo state vedendo, mi stavo mostrando l'anteprima, anzi abbasso anche un pochino la luminosità, così in questo modo vedete si riesce a vedere chiaramente dov'è il notch. Notch che non è particolarmente invasivo, il display è in 19 noni, c'è il doppio tocco per risvegliarlo, che mi sa che io non ho abilitato solo il sollevamento per risvegliare il display, se volete ce lo sblocco con il volto 2D. Il notch non mi dà fastidio, se volete dalle impostazioni potete andare a disabilitarlo, ma devo essere sincero che quando il notch è così piccolo, nascondere il notch secondo me semplicemente lo evidenzia questa fronte che viene qua su, non è secondo me una grandissima idea. Sempre MIUI ricchissima di funzionalità, MIUI 10.4.2 basata su Android 9 con patch di agosto, un sacco di modalità, tra cui anche la nuova modalità scura che trasforma l'intero sistema in sistema scuro, lo vedete. Tra le altre cose, molto interessante, nel menu delle notifiche c'è la possibilità di scegliere, è una cosa che non vi avevo mai detto, fra le notifiche di Android e le notifiche della MIUI, che sono un pochino più grosse. Lo si vede per esempio già, in questo caso manca l'icona, vi fa vedere qui per esempio che l'icona è grande, qui l'icona è piccola, sono formattate più o meno allo stesso tipo, però insomma è una scelta che potete fare, molto piacevole il fatto che si possano personalizzare cose del genere. Ci sono i temi, c'è il benessere digitale, eccolo qua giù, con tra le altre cose anche il controllo dei genitori, ci sono le risposte rapide, se andiamo in funzionalità speciali le risposte rapide per le chat nelle applicazioni che scegliete voi, e una modalità turbo videogiochi dove voi selezionate i videogiochi che volete e poi vengono eseguiti con prestazioni un pochino più spinte. Ci sono le gesture di navigazione che ormai abbiamo imparato a conoscere: swipe prolungato per il multitasking, swipe singolo per andare alla home, swipe di lato invece per andare indietro. Mi sono sempre trovato bene, non interferiscono secondo me tantissimo ormai con i menu laterali che sono sempre più rari. Dal punto di vista software non dirò molto altro perché la MIUI è questa. In termini di velocità però assolutamente poco da dire, è un sistema velocissimo. L'unica cosa che voglio dire comunque è che il Widevine è alla versione L3, quindi niente L1 e quindi niente contenuti in HD. Peccato, o almeno in HD, scusate, per quanto riguarda lo streaming di Prime Video, di Netflix o dei servizi che supportano appunto lo streaming online. Parlando di fotocamere, abbiamo un sensore principale da 64 megapixel, il primo F1.9, che scatta grazie al pixel binning a 12 megapixel, 8 megapixel grandangolare F2.2, 2 megapixel F2.4 per l'effetto bokeh, e qui abbiamo una macro 2 megapixel F2.4. Diciamo la verità. Allora, sensore, andiamo con ordine. Sensore principale, bene, con buona luce, molto bene, con poca luce, insomma, ma la modalità notte in questo caso è decisamente utile. Scattare a 64 megapixel, secondo me, non ha senso perché vi perdete intelligenza artificiale, ma soprattutto HDR automatico. Wide angle di qualità abbastanza bassina, ma è simpatico. Le altre 2 megapixel sono quasi inutili. Veramente le userete forse due volte in tutta la vostra vita, servono per arrivare a 4 e quindi poter vendere questo smartphone raccontandoci che ci sono 4 fotocamere. Questa è l'interfaccia di scatto, peccato che queste icone non ruotino, cioè si capisce che l'interfaccia ruota, vedete, per l'indicazione dell'1x per l'anteprima qua sotto, queste però non ruotano. Questo è il tasto per la macro, intelligenza artificiale, HDR abilitato o disabilitato, HDR auto attivato o disattivato, e poi abbiamo qui i selettori per l'1x, il grandangolo e lo zoom 2x, che però è digitale. Questa è un po' una piccola fregatura perché si tende a credere, come su altri smartphone Xiaomi, che il 2x sia una fotocamera 2x, che però non c'è. C'è la modalità 64 megapixel, come vi dicevo, e come vedete disattiva tutte queste altre opzioni, modalità ritratto, modalità video fino al 4K, i video sono ok, sono un po' tremolanti, non è certo questo il suo punto forte, e poi quassù c'è anche la modalità notte, ma è la modalità pro quassù in cima con queste opzioni qui. Ma andiamo a guardare le foto, perché è comunque ovviamente più interessante che parlarvi dell'interfaccia. Iniziamo da queste foto di Matera, dove vedete foto standard e foto scattate con modalità notturna, e la differenza è palese.
Male, decisamente male, la grandangolare di notte, che è veramente un mezzo disastro. Meglio con la modalità notturna, ma sempre male. Sufficiente invece il selfie, che stupisce, devo dire, in proporzione alle foto, per esempio, della grandangolare. Andando avanti, foto dall'aeroporto. Queste sono buone foto che servono, per esempio, per notare come alcune zone sono venute un po' bruciate, un po' sovraesposte. Da questo punto di vista l'HDR forse poteva essere un pochino più invasivo. Foto dal mio albergo, dove si vede per esempio questo cortile per i riti satanici, credo. Una pizza mangiata a Londra, non era male, incredibile, ho mangiato una pizza non male. Poi ancora foto all'esterno, classiche e grandangolari. Abbastanza chiaro qui appunto quale sia la classica e quale la grandangolare. Le foto classiche sono comunque tutto sommato ok. E da qui in poi continuo a fare scorrere foto, fino a che tornerò a mostrarvi anche le foto fatte di notte, dove la modalità classica fa veramente poco, la modalità notte è decisamente meglio. Qui è un po' la classica cosa che secondo me Xiaomi vuole dimostrare quanto è brava con la modalità notte, ma forse poteva essere integrato direttamente nell'intelligenza artificiale o comunque negli automatismi del software, senza costringere ad andare in una modalità apposita, perché comunque lo scatto non è lunghissimo, è più lungo ma non è lunghissimo, ma le foto vengono molto molto meglio. Vi parlo di audio, che è mono, e per farlo vado ad aprire Shadowgun Legends, vado ad alzare il volume, eccolo qua. Performance di gaming, beh, ve le faccio vedere, ok? Comunque non sono male, per tutti i detrattori dei processori MediaTek non è comunque una cattiva accoppiata, questo Helio e questa Mali. Si riesce comunque a giocare abbastanza bene al netto di qualche piccolissimo calo di frame rate. E qua sotto c'è lo speaker singolo, non c'è l'audio stereo, si difende abbastanza bene. Vi faccio vedere qua in controluce, se mette a fuoco c'è una piccola griglia qui per le telefonate, ma non funge da audio stereo. Aspettiamo che carichi, sta caricando, ci mette un po'. Ecco l'audio squillantissimo subito a ricordarci di essere pronto. Mi tocca un po' urlare per sovrastare l'audio, quindi ok che è mono e che magari potreste un po' coprirlo con il dito, ma non vi fate ingannare, perché l'audio qui, la pressione sonora spinge decisamente. Mentre carica, con qualche secondo in più del solito, vi parlo di wifi, che in questo caso siamo connessi ora, e di LTE, e l'ho usato in questi giorni soprattutto all'estero. E si è comportato, devo dire bene, soprattutto anche mi ha stupito molto, niente, devo abbassare perché è veramente alto l'audio, mi ha stupito molto la velocità di connessione a una nuova rete, e anche al ritorno sulla mia rete casalinga, arrivato in aeroporto, che ho disattivato la modalità aereo, è stato veramente fulmineo a riconnettersi alla rete, al contrario di altri dispositivi. Guardate, ci ha messo un po' a caricare il gioco, ma guardate quanto è fluido adesso nello scorrere tutta l'interfaccia di gioco. Perderà probabilmente un mezzo frame nel momento in cui il nostro cattivo apparirà davanti al mirino, ecco, è successo, ma assolutamente giocabilissimo, una fluidità eccezionale per tutta la parte di gaming. Esco, tanto vi ho già raccontato più e più cose per quanto riguarda l'interfaccia di gioco, e vi parlo di batteria da 4500 mAh. Questo giustifica appunto lo spessore ed il peso, un'ottima autonomia, sono sempre arrivato a fine giornata anche con un utilizzo molto intenso. Sono abbastanza convinto che se siete di quegli utenti che fanno un po' di chat, un po' di internet, ma non lo stressano poi così tanto, potrete arrivare ai 2 giorni pieni. In più c'è la ricarica Quick Charge 4.0 a 18W, quindi ricarica rapida. Quanto costa Redmi Note 8 Pro? Redmi Note 8 Pro ha un prezzo di 259€ nella variante 664 e 299€, 628. Prezzi decisamente diversi rispetto al Redmi Note 7, che quindi da un certo punto di vista rimane comunque un'ottima scelta. Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro rimane comunque un'ottima scelta per chi cerca un dispositivo economico, ma questo prodottino è un prodotto che sa assolutamente farsi valere. Lo schermo, non ho fatto un commento sullo schermo, che è molto luminoso, ma questa grande luminosità gli fa perdere secondo me un po' di contrasto, quindi forse si vede anche un pochino attraverso la videocamera, che se abbasso un po' la luminosità, lo schermo no, è ancora un po' alta, appare un po' spento. Se l'alzo,
appare invece un po' troppo bianco, un po' troppo acceso. Questa è un'impressione che ho avuto anch'io, probabilmente l'aumentare della luminosità, che aumenta anche tanto, fa un pochino perdere di contrasto al display. Quindi questo display, che è buono ma magari non sarà fantastico come altri nella stessa fascia, magari AMOLED, che magari anche, hanno anche il lettore di impronte digitali, e oltre a questo il fatto di avere delle fotocamere ok, ma magari niente di eccezionale, e il processore MediaTek, che so che ha fatto storcere il naso a molti di voi già dal primo minuto quando l'ho tirato fuori, ecco, secondo me è compensato dal fatto che però è uno smartphone concreto per chi vuole tutte quelle piccole cose che vi ho elencato prima, quindi NFC, infrarossi, radio FM, wifi dual band, tanta memoria, memoria espandibile, schermo grande, batteria capiente, jack audio. Sono tutte cose che messe insieme in uno smartphone da 260€, 259€, oggettivamente sono ormai difficili da trovare. Quindi ho iniziato la prova di questo Redmi Note 8 Pro un po' così. Non mi convinceva molto il design, il MediaTek, le specifiche magari, insomma, che lo facevano sembrare un altro dei tanti prodotti Xiaomi in circolazione in questo momento, e invece mi sono ricreduto. Secondo me questo è uno dei migliori, uno che a quel prezzo può dare veramente tanto, più di quanto si crede. Per questa recensione di Redmi Note 8 Pro è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.